Che cono di Auriemma. Senta, io prima di procedere al suo interrogatorio le devo chiedere qual è la sua posizione. Eh? All'equivalenza termine sto fuori. Di che cosa era imputato lei? Omicidi. Di omicidi e anche di partecipazione alla nuova camorra o a... Sì. Cioè, anche per associazione a delinquere. Sì, sì. Quindi allora a questo punto c'è un impedimento, nel senso che lei per essere interrogato deve essere assistito da un difensore e purtroppo lei mi pare che non ha un difensore di fiducia, io non posso nominarle un difensore d'ufficio e quindi dovrò rinviare il suo interrogatorio un'altra data assicurandole che il difensore d'ufficio sarà presente in quella data. Va bene. Quindi lei avrà una nuova citazione, anzi se lei vuole aspettare in questo momento, poi al termine dell'udienza io le potrò dire quando deve tornare. Lei è a piede libero, vero? Sì. Sì. Va bene, ci vuole accomodare qui allora. Allora deve aspettare. Sì, aspetti. Sì, ma può anche aspettare fuori, eventualmente poi al termine dell'udienza la richiamiamo, va bene? Per la comunicazione. Va bene. Allora, Perna Pasqualino c'è? Si accomodi, Perna. Si può sedere. Senta, noi la dovremo sentire in relazione al procedimento penale contro Roberto Cutolo con riferimento all'omicidio. Sì, scusate. Raffaele Cutolo, con riferimento all'omicidio di Vincenzo Casini. Oh, prima di interrogarla, però, io le devo chiedere qual è la sua posizione. La mia posizione giuridica? Sì. Sono definitivo e ricorrente. Come? Definitivo e ricorrente. Definitivo e ricorrente, ma le imputazioni a suo carico per cui lei è stato condannato quali erano? Per diverse natura. Cioè, per associazione a delinquere? Anche. Anche per associazione sì. A delinquere in relazione alla sua partecipazione a, diciamo, alla camorra in genere? Io ho riportato una condanna come associazione, però non ne ho mai fatto parte. Va bene, e allora purtroppo noi la dovremo sentire con l'assistenza di un difensore. Sì.
Mi pare che lei non ha un difensore di fiducia, no. Perché non ne vedo qui e purtroppo non sono in grado di nominargliene uno attualmente, perché non siamo riusciti, cioè il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, c'è stato evidentemente qualche disguido e quindi sono costretto a rimandarla indietro riservandomi. No, signor Presidente, io chiedo esclusivamente di essere ritradotto nuovamente dal carcere di provenienza, perché io sono un giorno e mezzo che sto senza mangiare. Sì. Come avete chiesto la traduzione a farmi presenziare, chiedete pure la traduzione immediata a farmi ripartire. Va bene. Perché sono stato messo in una sezione di transito che è isolata. Pertanto io non sono né pentito, non sono niente, posso fare vita in comune con chiunque. E non vedo perché devo essere sottoposto a una disparità trattamentale. Va bene, adesso... Mi scusi, Presidente. Qual è la sua posizione. Mi scusi, Presidente, consenta. Ma vorremmo chiedere al Perna e così anche all'Auriemma se eventualmente loro comunque intendono avvalersi della facoltà di non rispondere. Perché così evitiamo atti inutili, Presidente. Che a questa istruttoria è disposto a rispondere alle domande della... Scusate, una volta che mi avete fatto tradurre a Roma, no? Tanto vale la pena che testimonia pure. Certo, va bene, d'accordo. Va bene, allora per il momento lo potete portare, poi eventualmente parliamo per quanto riguarda la posizione, diciamo, di traduzione di Perna. Va bene, quando... Sì, ma io voglio che si venga messa a verbale, io voglio essere tradotta al più presto. Io non posso mica stare qua, che devo fare? È tutto registrato. Va bene? Va bene. Grazie. Oh, Ascione Alfonso. Facilitare un poco, in effetti io sono il titolare della difesa e prima ero rappresentato della Cutolo Rosa insieme all'avvocato Trofini ed ero rappresentato dal collega Ciotti. Forse per Perna, tranne che non sorga incompatibilità nel momento dell'esame, il collega Ciotti, che è iscritto all'Albo di Roma, può assumere la veste di difensore d'ufficio. Il collega Ciotti, che è il mio sostituto, lo dico per collaborare e evitare poi che... Ho sentito anche che suo poveretto ha fatto... Se sorge nel contenuto, perché Perna è stato... non abbiamo deposizioni in atti, è stato citato dalla Corte. Va bene. Ora, la incompatibilità eventuale, diciamo, col mio studio, potrebbe sorgere nel corso della dichiarazione. Avvocato Ciotti? Avvocato Ciotti è qui. Se sorge incompatibilità, evidentemente lui non prosegue. Lei si sente di assumere la difesa d'ufficio? No, mi dica sì o no? Sì, sì, non ho difficoltà. Va bene. Adesso qui abbiamo Ascione Alfonso. La posizione mi sembra che può essere la stessa. Sorgessero problemi di volta in volta. Parliamo con tutti, appena sorge incompatibilità vuol dire. Si accomodi. Recepiamo. No, questo riguardava l'acqua. Io non so chi è questo. No, Ascione ha la stessa posizione di Perna perché non è mai stato sentito. Senta Ascione, prima di cominciare la sua audizione,
Le volevo chiedere qual è la sua posizione giuridica. Definitivo con fine pena. Definitivo per che cosa? Per rapina. Per rapina non ha un reato di associazione a delinquere anche? Sì, in associazione. Eh? Sì. Un'associazione a delinquere in relazione alla nuova alla camorra? Sì. Va bene, allora lei deve essere interrogato con l'assistenza di un difensore. Cioè non è teste, è imputato di reato connesso e per questo lei ha le stesse garanzie di un imputato. Non è imputato di niente, sì, ovviamente, però siccome è stato imputato e condannato per un reato che è connesso ai fatti di cui oggi ci stiamo occupando, lei ha le stesse garanzie di un imputato. Quindi se lei non ha un difensore d'ufficio, le viene nominato d'ufficio l'avvocato Ciotti del Foro di Roma. La seconda cosa che le volevo chiedere in via preliminare è che lei, come tutti gli imputati, ha facoltà di rispondere o di non rispondere alle domande della Corte. Lei intende rispondere o no? No, non rispondo. Non intende rispondere. Va bene. Allora mi potrebbe dire dove si trova suo padre? E guarda dove si trova? Sì. A Napoli. Oh, come si chiama suo padre? Antonio. Antonio? Ascione. Ascione, ma è, a Napoli è libero o è detenuto anche lui? Mio padre? Sì. Oh, è fuori. È fuori. Mi può dire l'indirizzo di Napoli qual è? Via Cuba Capodichino. Via? Cuba Capodichino. Cuba? Capodichino. Capodichino. Numero? 1. Numero 1. Signor Presidente? Sì? Io direi di chiarire anche tramite il difensore di ufficio all'uopo nominato meglio, diciamo, la posizione in questo contesto del signor Asciuri, che a me sembra di aver capito che lei ha rappresentato al testimone una veste che è un po' dissimile da quella reale, nel senso che è stato detto. Avvocato, ho spiegato chiaramente all'Ascione che lui non è imputato assolutamente di nulla. Esatto. Quindi lei è sentito. Però come ogni imputato può rispondere. Ha facoltà di rispondere o di non rispondere. Quindi lei insiste o no, vuole. No, rispondo, rifiuto l'interrogatorio. Va bene, rifiuto l'interrogatorio. D'accordo, può andare, grazie. Volete riportarmi Perna? Noi sappiamo riguardo il reato connesso, se ho ben capito, sono reati passati in giudicati quelli per i quali risponde Perno, rispondeva l'altro. Sì, sì, va bene, però per il momento. Ho capito. Sentiamo. Si accomodi Perno. No, mi scusi Presidente, ma. Mi dica. Cioè, il reato connesso. No, il problema è questo, signor Presidente, e credo che meriti un approfondimento, cioè. Se il Perna o gli altri o le altre persone diciamo citate ai sensi dell'articolo 450 bis sono tuttora imputati in procedimenti pendenti, allora la loro libera, il loro libero interrogatorio può avere ingresso nella fase dibattimentale.
Ma nel caso in cui queste persone dovessero essere condannate con sentenza passata in giudicato, evidentemente la dizione letterale del 450 bis con riferimento all'articolo 348 bis sarebbe ostativa a tale tipo di attività dibattimentale. Quindi sotto questo profilo si necessita un approfondimento per verificare se il reato connesso, che è il presupposto di questo tipo, diciamo, di ingresso del soggetto nel dibattimento, sia, diciamo, sia oggetto di una sentenza definitiva o meno. Senta Perna, ma lei mi ha detto che è definitivo o ricorrente, cosa vuol dire? Cioè, su diverse sentenze sono già passate in giudicato, e su altre che si sta a chiedere una continuazione di più reati sono ancora ricorrenti. Ricorrente dove? In Cassazione? Sì, che mi ricordo bene. Si sta procedendo per Perna anche. Sì, ma mi scusi Presidente, per il reato associativo. Già sono passato in giudicato. È già passato in giudicato, quindi signor Presidente, il dato di connessione eventuale di dei reati oggetto di questo processo e con il reato associativo, evidentemente assumendosi da parte dell'accusa che l'azione nei confronti di Casillo faceva sia pure genericamente parte del programma delinquenziale di quella associazione. Ma evidentemente, signor Presidente, non vi sarebbe invece connessione con eventuali ulteriori reati, diciamo, fine commessi in attuazione del programma criminoso di cui è l'associazione. Quindi se è passata in giudicato la sentenza relativa alla imputazione di associazione per delinquere, io credo, signor Presidente, che il Perna non possa essere interrogato in questo dibattimento. L'avvocato Siniscalchi vuol dire qualcosa lei? Era quella questione a cui facevo cenno e che è stata più dettagliata dal signor pubblico ministero. Lei aderisce a questa impostazione? La questione del reato connesso e la natura, in effetti noi, il reato connesso a questo episodio è quello per il quale è intervenuto già processo innanzi al Tribunale di Roma. Questo anche alla luce dei recenti orientamenti della Cassazione in tema di competenza per i reati associativi. E si è già fatto. E quelli sarebbero gli imputati del reato connesso e non genericamente tutti coloro i quali hanno subito un processo per NCO. Perché il reato connesso, come loro hanno verificato nel corso del dibattimento, è quello del quale si è occupato, adesso non ricordo la sezione, innanzi alla quale sarebbe comparso il Casillo se fosse stato vivo, cioè il reato di associazione NCO consumatosi in Roma. E quello soltanto è il reato connesso. Io comprendo che... conclusione qual è, secondo me? Secondo me la conclusione che ha, che devo dire, salvo il dissenso, che hanno la normale veste di testimoni. Esatto. Secondo me questi hanno, così come opportunamente ha fatto la Corte quando ne ha disposto la citazione per verificare delle circostanze che erano emerse. Perna. Dunque lei si chiama Perna Clemente. Clemente. Nato dove? Ercolano. Ad Ercolano quando? 21 5 1954. 21 maggio del 1954. Ed è detenuto? Sì, sì. Detenuto attualmente dove? Napoli. A Napoli. Per giustizia, sono. Senta, lei viene interrogato con le garanzie di un imputato. Lei in questo procedimento non è imputato di nulla.
Però lei ha diritto ad avere un difensore di fiducia, non presta giuramento. Ma io non ho capito. E visto che lei non ha un difensore di fiducia, l'ufficio le nomina l'avvocato Ciotti di Roma, che è qui presente. Oltre a ciò, lei ha anche diritto di rispondere, ma anche il diritto di rifiutare di rispondere alle domande che le farà la Corte. Lei che cosa intende rispondere? Sì. Presidente, mi scusi Presidente, ma il Perna come viene sentito? Come il fratello, non è proprio... Come imputato di reato connesso, certo. 450 sì, bis? Sì. Certo. Imputato di cosa? L'abbiamo scritti tutti nell'ordinanza, questi fiduciari. Cioè, io ieri sera sono stato avvertito, ieri sera alle 9 di sera, che dovevo presenziale qui come teste è un processo, non so quale processo, non so niente, no. Poi vengo qui, mi siedo, mi si... No. Quello che intendeva dire il pubblico ministero è che lei viene interrogato ai sensi dell'articolo 350 bis come imputato di reato connesso e quindi ha tutte le garanzie di un imputato, però lei non è imputato, lei viene sentito liberamente sui fatti di causa. Tant'è vero che lei ha un difensore di ufficio e ha la facoltà di astenersi dal rispondere. Però in questo processo lei non è imputato di nulla, ha capito? Lei il termine di imputato si riferisce solamente alle garanzie che ha la sua deposizione, anche per diciamo le circostanze in base alle quali lei dovrà essere interrogato. Va bene? Sì, va bene. Allora, riferisce Starace Ciro che nel maggio del 1983 o in epoca immediatamente successiva, e cioè subito dopo la sua evasione, lei conosce Starace Ciro? Sì, siamo stati... Si trovò in una riunione a casa di un certo Forte insieme a Rosetta Cutolo, Della Mura Gerardo e ai due fratelli Perro. E riferisce sempre Starace che interrogati i presenti circa quello che era successo a proposito dell'omicidio Casillo, lei l'ha presente l'omicidio di Vincenzo? Sì, Casillo. Ho sentito. Ecco. Voi tutti aveste risposto che praticamente l'omicidio Casillo era stato ordinato da Raffaele Cutolo. Le risulta questa circostanza? No, io Starace lo conosco perché siamo evasi insieme dal carcere di Avellino. Non sono stato né, non conosco i fratelli, come ha detto... Della Mura Gerardi, fratelli Perna siete lei e suo fratello. Sì, mio cugino. O suo cugino? Cugino. Ah, benissimo. Allora, non i cugini Perna, va bene. Rosetta Cutolo e la casa dove avvenne questa riunione nella zona, no, non, forse nella zona di Baronissi, anche se non è precisato bene, la casa sarebbe di un certo Forte Antonio. Lei conosce Forte Antonio? No, non lo conosco. Si ricorda questa riunione? No, mai. Esclude che ci sia stata una riunione di questo tipo? Io non ci ho mai partecipato a una riunione, tant'è che non conosco né la casa di questo Forte, non lo conosco neanche... Non lo conosco. Sa nulla per quanto riguarda l'omicidio di Casillo? No, solo quello che ho letto dai giornali. Basta. Ci sono domande? Io vorrei sapere prima di tutto, signor Presidente, se lui è imputato o è stato imputato di partecipazione alla Camorra, di associazione per delinquere e via dicendo. Sì, sono stato imputato. È stato imputato? Sì. Il processo in che fase è? Sembra in Cassazione. Cassazione. In quel processo lei ha per caso reso confessione in ordine a questi fatti? No. Oh. Lei ha mai fatto parte della nuova Camorra? No. Ha mai fatto parte di associazioni a delinquere riconducibili alla Camorra? No, ma forse sono stato anche condannato, ma io non... Lei non ne ha mai fatto parte? Lei ha mai fatto parte di associazioni per delinquere? No, nel senso che forse intenderei no. Perché ci stanno altre... No, non lo so, se io sono... Magari sono stato... Ho...
ho commesso un reato, magari con qualche, con qualche altra persona, ho delle responsabilità. Se lei mi dice sono stato condannato magari per un posto d'arresto. Da Cutolo? Cutolo? Rosetta l'ha conosciuta? No. E Cutolo Raffaele? Di vista, così. Di vista in che senso? Ho visto qualche volta sui processi, così. Cioè non lo conosceva prima dei processi, non l'ha mai conosciuto prima dei processi, grazie. Sandra, permette una sola domanda. Per quanto ne sa il test, com'erano i rapporti tra Cutolo Raffaele e Casillo? Erano buoni o cattivi? Presidente, mi consente. All'epoca del fatto, più o meno. C'è obiezione, a testa è dichiarato di non aver mai conosciuto il Cutolo Raffaele. No, ha visto di vista. No, va bene, avvocato. Mi pare che la deposizione del test escluda la possibilità di un allargamento a questo tipo di domande. Va bene, può andare, grazie. Scusi, perché sì, certo. Solo do una precisazione. Per evitare il test, il Berna ha detto che è ricorrente per Cassazione per il reato associativo a cui poi fa riferimento il pubblico ministero. Però è bene precisare che il reato per il quale si ricorre in Cassazione da parte di questi imputati, lo diceva prima il professore Gaito, è un reato di articolo 416 che si è ritenuto definito, questo serve ai fini poi diciamo del riferimento ai fatti di causa, che si è ritenuto consumato entro il settembre 1982 e venne escluso il 416 bis. Siccome la domanda che fa il pubblico ministero è un po' generica, nel senso dice, lei è stato mai condannato per camorra? Sì, va bene, avvocato, questa è una precisazione. Sì, sì, sì. No, dico noi poi a questo punto chiediamo che venga acquisita la sentenza. Lei quando è evaso? Quando è evaso lei? 82. Nell'82 è evaso? No, 83. Nell'83. Maggio 83. Ed era detenuto dal? Settembre 82. Dal settembre 82. Ero già inquisito per l'associazione, sì. Va bene. Ce l'avevo mandato. Cioè la domanda era questa, è stato condannato per 416, non per 416 bis. Perché? No. Va bene, si può accomodare, grazie. Marra Mauro c'è? Il proprietario forse. E quello che potrebbe dire. C'era, non c'era, non c'è mai stato. Il reglamento deve essere più. No. Adesso sentiamo, facciamo finire questo interrogatorio, che poi lo possiamo sempre citare. Compatibilità con la posizione? L'avvocato Ciotti può difendere Marra Mauro? Non c'è incompatibilità. Non c'è, non mi sembra. Non lo so, è stato sentito in istruttore. È stato sentito in istruttore. Adesso, non c'è, adesso c'è, sentiremo diciamo, c'è, se cioè, in partenza guarda. Non c'è incompatibilità. Ah, vediamo, in eundo. Ma mi pare che Marra l'avete definito testimone in ordinanza sbagliata. No, Marra non è testimone. Presidente, io non so se ho sentito male, ma mi pare che nella integrazione dell'ordinanza Marra mi pare sia stato... Barra. Ho capito come... Thank you.
Marra Mauro? Sì. Si accomodi. Lei si chiama Marra Mauro, nato il 16 luglio del 1961. Sì. Ad Afragola. Sì, sì. È attualmente detenuto dove? A Benevento. A Benevento. Per che cosa è detenuto? Per omicidio e altri reati. Anche per reati associativi? Sì, sì. E la sua posizione è definitiva o è in, ancora pendente? Definitiva, giudicabile e appellante, sì. Definitiva, giudicabile e appellante, va bene. Lei comunque faceva parte, almeno secondo le sue dichiarazioni rese in istruttoria, della nuova Comorra organizzata, in particolare del gruppo di Pasquale Scotti. Sì. Esatto. Senta, comunque, prima di procedere nell'interrogatorio, lei, l'avverto che lei viene sentito con le garanzie di un imputato, anche se non è imputato in questo procedimento. Quindi lei ha diritto ad avere un difensore di fiducia. Se non ha un difensore di fiducia, come mi sembra, le viene nominato un difensore d'ufficio, e cioè l'avvocato Ciotti. Oltre a questa garanzia, lei ha anche la garanzia di poter astenersi dal rispondere alle domande della Corte. Lei può dire che non intende rispondere alle domande della Corte. Quindi la prima domanda che le faccio è questa: lei vuole rispondere o non rispondere? Sì, signor Presidente, io voglio rispondere perché io... Cioè, da come stanno i fatti, io la verità la so. Ed è quella che lei ha dichiarato al giudice istruttore? Sì, perché qui si vuol far passare un omicidio imputato a tante persone che poi non è la verità. E quale sarebbe la sua verità? La verità è quella che io ho dichiarato al giudice istruttore, non mi ricordo come... No, cerchi per favore di... Giudice... Si vuol far passare, non ho sentito bene. Si vuol far passare per omicidio qualcosa che non è un omicidio. No, questo omicidio a coloro che non l'hanno commesso. Che non l'hanno commesso. Non l'hanno commesso. Okay. Allora che cosa si ricorda lei di questo fatto? Di questo fatto io, cioè, non ci sono anche delle mie dichiarazioni rese al giudice. Sì, ma io prima vorrei sapere da lei che cosa si ricorda, poi eventualmente la integriamo con le dichiarazioni che lei ha reso. Sì, Presidente, io voglio dire solo poche parole, perché io non sono un tipo abituato a parlare tanto per spiegare. Cioè, se noi, la nuova come organizzata voleva ammazzare Casillo, cioè noi lo facevamo scomparire, non lo facevamo nemmeno sapere, perché noi, quando stavamo fuori, noi eravamo l'ultimo gruppo della NCO rimasto, che manteneva praticamente tutta l'organizzazione. In quel periodo la nostra organizzazione stava passando anche un brutto periodo, perché parecchie persone stavano cambiando, passavano tutto grandi avversari, no? Allora noi ci davamo molto da fare per mantenere soprattutto quei pochi che erano rimasti nelle carceri con sostegni finanziari, avvocati, mandiamo in famiglia, appunto per farci sentire a loro vicini e dire: noi ci siamo noi fuori, non preoccupate se stiamo subendo questi colpi sia all'esterno sia all'interno dei carceri. E allora Casillo, cioè, quando si univa Casillo, il consiglio dei nove, diciamo che c'era Corrado, Puca, Camino Esposito e gli altri, io non stavo pensando, perché non potevo partecipare alla riunione perché ero un semplice camorrista, quindi non volevo ascoltare. Però io viaggiavo sempre insieme a Scotti, sono stato 15 mesi insieme a Scotti, dormivamo notte e giorno, stavamo sempre insieme, abbiamo passato tutte le maniere sempre insieme. E quando è morto Casillo, noi stavamo io, Puga e Scotti. Io accompagnai a Puga e Scotti a Cardito, a parco, non mi ricordo come si chiama quel parco. A Cardito, sì. Sì, però io posso fare risultare dove stavano, cioè, non so spiegare la via. Va bene, non si preoccupa. A orario di pranzo, no, che io, siccome ero sposato, mi sposato poco, allora andavo a casa, non a casa risultava, diciamo, una casa dove non la sapevano la polizia, i carabinieri, da mia moglie, e andare a prendere Scotti, saluto per 20 a prendere verso le 2. Io andai, quel giorno andai verso le 2, meno 10, comunque prima delle 2. No? Quanto è lontano Cardito da Roma? Napoletano. Cioè, quanto ci vuole con la macchina per... E che c'è un paio d'ore, insomma. Vai, vado avanti.
Allora io lì andare verso le due, meno un quarto, come tra le due, andare lì. Loro scesero in fretta, non mi piaceva che doveva salire sopra, no, scesero in fretta. E salendo in macchina disse, hanno ammazzato il compare Enzo. Dice, come hanno ammazzato? Dove hanno ammazzato? Dice, a Roma, hanno fatto saltare in aria. C'era anche Mario Cuo. Però non si sapeva ancora, perché loro, noi sapevamo che loro stavano insieme, però non si sapeva ancora se era Mario Cuo, se era una donna, se era, non si sapeva. Però si sapeva che era Casillo, perché dove suonava la disse, non disse che era Casillo. Comunque a quel punto si crea una situazione di panico tra di noi, no? E per una decina di giorni, 10-15 giorni più, non mi posso dire esatto, cioè tutto il resto dei nostri affiliati che stavano fuori, che ci incontravamo abitualmente ogni giorno, non si faceva vedere più nessuno, perché giustamente si era creato, non si sapeva chi era stato noi, era stato il gruppo del canne avversario. E dopo una ventina di giorni riuscirono ad avere un incontro con i nostri affiliati della zona di Salerno. Con quelli di Acerra, con un gruppo di Giuliano, per riuscire a capire come erano andate le cose, come erano successe i fatti. Però a quel punto io potetti capire che anche noi, loro cercavano una soluzione, siccome c'è una cosa che loro, lì che stavano a vertice, Scott, cercavano di trovare una soluzione a vertice, no, che Perna Clemente. Clemente. Nato dove? Ercolano. Ad Ercolano quando? 21-5-1954. 21 maggio del 1954. 54. Ed è detenuto? Sì. Detenuto attualmente dove? Napoli. A Napoli. Per giustizia, sono. Senta, lei viene interrogato con le garanzie di un imputato. Lei in questo procedimento non è imputato di nulla. Però lei ha diritto ad avere un difensore di fiducia, non presta giuramento, e visto che lei non ha un difensore di fiducia, l'ufficio le nomina l'avvocato Ciotti di Roma, che è qui presente. Oltre a ciò lei ha anche diritto di rispondere, ma anche il diritto di rifiutare di rispondere alle domande che le farà la Corte. Lei che cosa intende rispondere? Sì. Presidente, mi scusi Presidente, ma il Perna come viene sentito? Come il fratello, non è vero. Come imputato di reato connesso, certo. 450 sì, bis? Sì, certo. Imputato di cosa? L'abbiamo scritti tutti nell'ordinanza, questi che non ce n'è. Cioè, io ieri sera sono stato avvertito, ieri sera alle 9 di sera, che dovevo presenziare qui come teste un processo, non so quale processo, non so niente, no. Poi vengo qui, mi siedo, mi si... No. Mi si addebbia... quello che intendeva dire il pubblico ministero è che lei viene interrogato ai sensi dell'articolo 350 bis come imputato di reato connesso e quindi ha tutte le garanzie di un imputato, però lei non è imputato, lei viene sentito liberamente sui fatti di campo. Tant'è vero che lei ha un difensore di ufficio e ha la facoltà di astenersi dal rispondere. Però in questo processo lei non è imputato di nulla, ha capito? Lei il termine di imputato si riferisce solamente alle garanzie che ha la sua deposizione, anche per diciamo, le circostanze in base alle quali lei dovrà essere interrogato. Va bene? Sì, va bene. Allora,
riferisce Starace Ciro che nel maggio del 1983 o in epoca immediatamente successiva, e cioè subito dopo la sua evasione, lei conosce Starace Ciro? Sì, siamo stati... Si trovò in una riunione a casa di un certo Forte insieme a Rosetta Cutolo, Della Mura Gerardo e ai due fratelli Perri. E riferisce sempre Starace che interrogati i presenti circa quello che era successo a proposito dell'omicidio Casillo, lei l'ha presente l'omicidio di Vincenzo? Sì, ho sentito. Ecco. Voi tutti aveste risposto che praticamente l'omicidio Casillo era stato ordinato da Raffaele Cutolo. Le risulta questa circostanza? No, io Starace lo conosco perché siamo evasi insieme dal carcere di Avellino. Non sono stato né... Non conosco i fratelli, come ha detto... Della Mura Gerardi, fratelli Perna siete lei e suo fratello. Sì, mio cugino. O suo cugino? Cugino. Ah, benissimo. Allora, non i cugini Perna, va bene. Rosetta Cutolo e la casa dove avvenne questa riunione nella zona... No, non... Forse nella zona di Baronissi, anche se non è precisato bene, la casa sarebbe di un certo Forte Antonio. Lei conosce Forte Antonio? No, non lo conosco, non conosco. Si ricorda questa riunione? No, mai. Esclude che ci sia stata una riunione di questo tipo? Io non ci ho mai partecipato a una riunione, tant'è che non conosco né la casa di questo Forte, non lo conosco neanche, non lo conosco. Sa nulla per quanto riguarda l'omicidio di Casillo? No, solo quello che ho letto dai giornali. Basta. Ci sono domande? Io vorrei sapere prima di tutto, signor Presidente, se lui è imputato o è stato imputato di partecipazione alla camorra, di associazione per delinquere e via dicendo. Sì, sono stato imputato. È stato imputato? Sì. Il processo in che fase è? Sembra in Cassazione. Cassazione. In quel processo lei ha per caso reso confessione in ordine a questi fatti? No. Oh. Lei ha mai fatto parte della nuova camorra? No. Ha mai fatto parte di associazioni a delinquere riconducibili alla camorra? No, ma forse sono stato anche condannato, ma io non... Lei non ne ha mai fatto parte? Lei ha mai fatto parte di associazioni per delinquere? No, in senso che forse intenderei no. Perché ci stanno altre... No, non lo so, se io sono... Magari sono stato... Ho commesso un reato, magari con qualche altra persona, capito, ho delle responsabilità. Sì, se lei mi dice sono stato condannato magari per un porto d'armi... Rosetta Cutolo? Cutolo? Rosetta l'ha conosciuta? No. E Cutolo Raffaele? Di vista, così. Di vista in che senso? Ho visto qualche volta sui processi, così. Cioè non lo conosceva prima dei processi, non l'ha mai conosciuto? No. Prima dei processi, grazie. Senta, permette una sola domanda. Per quanto ne sa il test, com'erano i rapporti tra Cutolo Raffaele e Casillo? Erano buoni o cattivi? Presidente, mi consente. All'epoca del fatto, più o meno. C'è obiezione, a testa è dichiarato di non aver mai conosciuto il Cutolo Raffaele. No, visto di vista. No, va bene, avvocato. Mi pare che la deposizione del test escluda la possibilità di un allargamento a questo tipo di domande. Va bene, può andare, grazie. Scusi, perché sì, certo. Solo una precisazione. Per evitare il test, il Perna ha detto che è ricorrente per Cassazione per il reato associativo a cui poi fa riferimento il pubblico ministero. Però è bene precisare che il reato per il quale si ricorre in Cassazione da parte di questi imputati, lo diceva prima il professore Gaito, è un reato di articolo 416 che si è ritenuto definito, questo serve ai fini poi, diciamo, del riferimento ai fatti di causa, che si è ritenuto consumato entro il settembre 1982.
e venne escluso il 416 bis. Siccome la domanda che fa il pubblico ministero è un po' generica, nel senso dice, lei è stato mai condannato per camorra? Sì, va bene, avvocato, questa è una precisazione. Sì, sì, sì. No, dico, noi poi a questo punto chiediamo evaso, che venga acquisita la sentenza. Lei quando è evaso? Quando è evaso lei? 82. Nell'82 è evaso? No, 83. Nell'83. Maggio 83. Ed era detenuto dal? Settembre 82. Dal settembre 82. Ero già inquisito per l'associazione, sì. Va bene. Ce l'avevo mandato. Cioè la domanda era questa, è stato condannato per 416, non per 416 bis, perché... No. Va bene, si può accomodare, grazie. Marra Mauro c'è? È proprietario forse. È quello che potrebbe dire... C'era, non c'era, non c'è mai stato. Il reglamento deve essere più... No. Adesso sentiamo, facciamo finire questo interrogatorio, che poi lo possiamo sempre citare. Compatibilità con la posizione? L'avvocato Ciotti può difendere Marra Mauro? Non c'è incompatibilità. Non c'è, non mi sembra. Non so, è stato sentito in istruttore. È stato sentito in istruttore. Adesso sentiremo se cioè in partenza guardi. Non c'è incompatibilità. Ah, vediamo, in eundo. Ma mi pare che Mara l'avete definito testimone in ordinanza sbagliata. No. Su, no, Mara non è testimone. Presidente, io non so se ho sentito male, ma mi pare che nella integrazione dell'ordinanza no, Marra mi pare sia stato. Barra. Ah, Barra, ho capito come. Marra Mauro, sì. Si accomodi. Lei si chiama Marra Mauro, nato il 16 luglio del 1961. Sì. Ad Afragola. Sì, sì. È attualmente detenuto dove? A Benevento. A Benevento. Per che cosa è detenuto? Per omicidio e altri reati. Anche per reati associativi? Sì, sì. E la sua posizione è definitiva o è in, ancora pendente? Definitiva, giudicabile e appellante, sì. Definitiva, giudicabile e appellante, va bene. Lei comunque faceva parte, almeno secondo le sue dichiarazioni rese in istruttoria, della nuova camorra organizzata, in particolare del gruppo di Pasquale Scotti. Sì. Esatto. Senta comunque, prima di procedere nell'interrogatorio, lei, l'avverto che lei viene sentito con le garanzie di un imputato, anche se non è imputato in questo procedimento. Quindi lei ha diritto ad avere un difensore di fiducia, se non ha un difensore di fiducia come mi sembra, le viene nominato un difensore d'ufficio, e cioè l'avvocato Ciotti. Oltre a questa garanzia, lei ha anche la garanzia di poter astenersi dal rispondere alle domande della Corte. Lei può dire che non intende rispondere alle domande della Corte.
Quindi la prima domanda che le faccio è questa: lei vuole rispondere o non rispondere? Sì, signor Presidente, io voglio rispondere perché io, cioè, da come sanno i fatti, io la verità la so. Ed è quella che lei ha dichiarato al giudice istruttore? Sì, perché qui si vuol far passare un omicidio in modo da tante persone che poi non è la verità. E quale sarebbe la sua verità? La verità è quella che io ho dichiarato al giudice istruttore, non mi ricordo come... No, cerchi per favore di... Giudice... Si vuol far passare, non ho sentito bene. Si vuol far passare per omicidio qualcosa che non è un omicidio? No, questo omicidio... A coloro che non l'hanno commesso. Che non l'hanno commesso. Non l'hanno commesso. Okay. Allora che cosa si ricorda lei di questo fatto? Di questo fatto io, cioè, non ci sono neanche delle mie dichiarazioni rese al giudice. Sì, ma io prima vorrei sapere da lei che cosa si ricorda. Poi eventualmente la integriamo con le dichiarazioni che lei ha reso. Presidente, io voglio dire solo poche parole, perché io non sono un tipo abituato a parlare tanto per spiegare. Cioè, se noi noi come organizzato vogliamo ammazzare Casillo, cioè noi lo facevamo scomparire, non lo facevamo nemmeno sapere, perché noi quando stavamo fuori noi eravamo l'ultimo gruppo della NCO rimasto, che manteneva praticamente tutta l'organizzazione. E in quel periodo la nostra organizzazione stava passando anche un brutto periodo, perché parecchie persone stavano cambiando, passavano tutto grandi avversari, no? Allora noi ci dava molto da fare per mantenere soprattutto quei pochi che erano rimasti nelle carceri con sostegni finanziari, avvocati, mandavamo in famiglia, appunto per farci sentire a loro vicini e dire noi ci siamo noi fuori, non preoccupate se stiamo subendo questi colpi sia all'esterno sia all'interno dei carceri. E allora Casillo, cioè stava, io quando si riunivano... Quando sono io Casillo, il consiglio dei no, diciamo che c'era Corrado, Puca, Camino Esposito e gli altri, io non stavo pensando perché non potevo partecipare alla riunione perché ero un semplice camorrista, quindi non potevo ascoltare, però io viaggiavo sempre insieme a Scotti, sono stato 15 mesi insieme a Scotti, dormivamo notte e giorno, stavamo sempre insieme, abbiamo passato tutte le maniere sempre insieme. E quando è morto Casillo, noi stavamo io, Puga e Scotti. Io accompagnai a Puga e Scotti a Cardito, al parco, non mi ricordo come si chiama quel parco. A Cardito, sì. Sì, però io posso fare risultare dove stavano, cioè, non so spiegare la via. Va bene, non si preoccupi. A orario di pranzo, no, che io, siccome ero sposato... Mi ha sposato poco, allora andavo a casa, non una casa risultava, diciamo, una casa dove non la sapevano la polizia, i carabinieri, la mia moglie, e andai a prendere Scotti, se loro venisse a prendere verso le 2. Io andai, quel giorno andai verso le 2, meno 10, comunque prima delle 2. No? Quanto è lontano Cardito da Roma? Napoletano. Cioè quanto ci vuole con la macchina per... E che c'è un paio d'ore, insomma. Vai, vai avanti. Allora io lì andai verso le 2 meno un quarto, come delle 2 andai lì, e loro scesero in fretta, non mi piaceva, perché io dovevo salire sopra, no, scesero in fretta, e salendo in macchina disse, hanno ammazzato il compare Enzo. Dice, come hanno ammazzato? Dove hanno ammazzato? Dice, a Roma, hanno fatto saltare in aria, c'era anche Mario Cuo. Però non si sapeva ancora, perché noi sapevamo che loro stavano insieme, però non si sapeva ancora se era Mario Cuomo, se era una donna, non si sapeva. Però si sapeva che era Casillo, perché il giornale la disse, notizia che era Casillo. Comunque a quel punto si creò una situazione di panico tra di noi, no? E per una decina di giorni, 10-15 giorni di più, non mi posso dire esatto, cioè tutto il resto dei nostri affiliati che stavano fuori, che ci incontravamo abitualmente ogni giorno, non si faceva vedere più nessuno, perché giustamente non si sapeva chi era stato noi, era stato il gruppo del canno avversario. E dopo una ventina di giorni riuscì ad avere un incontro con i nostri affiliati della zona di Salerno. Con quelli di Acerra,
a un gruppo di Giuliano, per riuscire a capire come erano andate le cose, come erano successe i fatti. Però a quel punto io potetti capire che anche noi, loro, cercavano una soluzione, siccome c'è una cosa che loro, lì che stavano a vertice, Scott, cercavano di trovare una soluzione, cioè avevano la facoltà di comando, di decidere, di gestire. Cercavano in tutti i modi di trovare una soluzione per non creare scompiglio, per non creare, diciamo, panico più che di quello che c'era, no? Perché parliamoci chiaro, se dicevamo che era stato il cane avversario, cioè giustamente era uno smacco per noi, che ci hanno fregato un pezzo migliore che c'eravamo in mezzo a noi. Se dicevamo che era stato da noi, non è nemmeno una cosa bella, perché se noi dovevamo ammazzare come abbiamo ammazzato altre gente, diciamo, in mezzo a noi, noi abbiamo fatto scomparire e basta, se ne andate, è passato il cane a festa, cioè la soluzione più buone per non far capire niente, perché poi se veramente, quando uno ammazza uno all'interno della stessa organizzazione, subentra un po' di sfiducia chi sta all'interno, perché insomma questo hanno ammazzato a questo, mo chi lo sa se è vero che, come dicono, che ha tradito, se stava da terno, se era infame, se si è mangiato i soldi, cioè non si crede mai veramente alla verità, perché solo chi ha ammazzato può sapere la verità, con perché l'ha ammazzato. E allora loro cercavano di trovare una soluzione migliore, no? Dissero che poi può darsi anche che sia vero questa cosa, che Enzo aveva portato delle bombe con dei timer da Milano, perché lui andava a Milano in quei giorni, lui e Kuhn. E forse una bomba di questa che aveva in macchina sarebbe esplosa e sarebbe saltata in aria. Questa era una versione di Comodo che veniva diffusa nell'ambito della Camorra, o era la verità? No, questa è una cioè non lo so dire, nemmeno io sto dicendo, perché anche a me disse Pasquale, disse forse delle bombe che portava... Forse la mi disse Scozzo, le bombe che portava Enzo. Però questa versione fu diramata all'interno delle carceri a tutti coloro che ci stavano vicino a noi. Però poi, stando noi insieme a Pasquale, che noi la sera dormivamo insieme, noi parlavamo e cose, no? E Pasquale mi fece capire, Scotti, mi disse che probabilmente a far saltare in aria a Casilla erano stati, cioè, dei pezzi grossi che governano, che sono... Senta, lei però ha parlato di qualcosa di diverso, cioè ha fatto riferimento a una dichiarazione della Matarazzo. Come? Quale dichiarazione? Lei ha detto, successivamente dopo la morte del Casillo, la sua convivente Matarazzo Giovanna si rifugiò a Caserta. Sì, sì, io gli sto spiegando questo fatto. Perché... Cosa disse la Matarazzo? Questo è... Aspettate. Quando... Perché anche se l'avevano ammazzato la nuova famiglia, cioè lui la nuova famiglia ha telefonato, l'ha fatto la sera, cioè se noi ammazzavamo qualcuno, come è successo che a volte abbiamo ammazzato uno per dare una dimostrazione e poi abbiamo fatto telefonata, la telefonata la facevamo subito, a 3 minuti, a 5 minuti dopo l'omicidio, cioè 10 minuti dopo un telefonava, dice siamo stati noi, con questa pistola abbiamo sparato, quindi nemmeno poteva reggere la nuova famiglia, perché loro telefonavano la sera, la telefonata la fecero di sera, cioè dopo tante ore ammazzato l'omicidio. E Pasquale mi disse che probabilmente erano stati i servizi segreti, perché siccome c'erano state tante altre cose che non me ne voglio spiegare, che non me ne interessa, nemmeno cioè, mi applicavo per sapere, il Casillo stava cercando di ricattare alcuni personaggi politici in quanto gli erano state fatte delle promesse, non venuto ne ho mantenute, anche per quanto riguardava la sua posizione all'interno della NSO, che lui gli era stato anche promesso che lui era ricercato, quell'ordine di creatura veniva insabbiato, veniva annullato, non so come fu, e lui stava facendo pressione per far rispettare le promesse che gli avevano fatto in base agli intallazzi che avevano fatto loro, che io non nemmeno li so, non lo voglio sapere.
Questa è la versione di Scotti. No, a me però, no, no che... Detta a lei in confidenza, che... E non, che era diversa dalla versione che fu diffusa nelle carceri. Ufficiale dalle carceri. Che... Oh, ma la Matarazzo che disse? Lei ci parlò con la Matarazzo? No, io alla Matarazzo non ci parlò perché... Perché a me mi fu incaricato di ammazzarle e basta, cioè nemmeno, quindi domandavo, perché il tragitto che abbiamo fatto era poco, era 2-3 chilometri prima dell'autostrada, l'ho ammazzato perché poi dovevamo andare... Ma è stato lei ad uccidere la Matarazzo? Sì. Se era lei, che non so nemmeno se era lei, a me disse prendi, vai in questo appartamento. Chi è che glielo disse? Scotti. Senta, però lei ha dato una versione cioè sostanzialmente diversa. Sì, ma io ho detto una situazione io non volevo. Sì, ma io non volevo nemmeno rispondere, perché a me venne questo giudice lì e mi senza una comunicazione, senza un avvocato, senza nessuno, io stavo anche nel colloquio e mi chiamò e mi disse senti, sono venuto qua per sapere, che io non volevo rispondere perché io non avevo chiamato nessun giudice, non ne... Cioè non mi interessava nemmeno. Mi scusi Marra, però lei ha dato anche dei particolari abbastanza precisi. Me lo dica. Cioè ha detto la Matarazzo ci disse. Sì, ma io li confermo, è questo che ho detto. Che... La Matarazzo ci disse che quella mattina, quindi questa è la versione Matarazzo, se la ricorda lei la versione Matarazzo? Che lei ha raccontato con una certa precisione. Lì mi sono preso perché sono passate. Allora, più di 5 anni. Io mi... Quella mattina, come sempre del resto, lei era scesa prima. Ma lei aveva chiesto, magari. Lei se lo ricorda, vediamo se se lo ricorda, se no poi glielo dicerà. No, ma ricordare semplicemente, non mi ricordo perché ve l'ho detto, hanno detto, sono passati 5 anni, anche... No, no, mi pareva anche, di aver sentito che non se lo ricordava. Che anche a causa della carcerazione, dei problemi che sta affrontando, cioè mi ricordo quasi poco, ben poco. Dunque, la Matarazzo le avrebbe detto, questo lo ha dichiarato lei al giudice istruttore, questo è un verbale di interrogatorio che porta la sua firma, che aveva scaldato il motore per circa 5 minuti, come faceva sempre. Poi sì, è venuto il casillo. Sì, ma questo mica quando la sono andato a prendere. No, no, non quando la sono andata. Ah, io voi avete detto quando l'hai andata a prendere, cosa ti ha detto la Matarazzo? Quando... Allora, si ricorda adesso quello che ha raccontato la Matarazzo? Sì, questo lo racconta la Matarazzo con il presente di tutti, che c'era buche, esatto. Cose. Che cosa ha raccontato? E quella mattina lei uscì di casa, che c'era la Golf, abitualmente andava a mettere in moto la macchina, cioè per scaldare il motore, e poi usciva Casil. Dice uscì Casil, si mise al volante, stavano lottando, lei così al volante e lei da fuori lo sportello dove stava Casil. Dice poi nel frattempo che lei vide uscire al Cuomo, che forse la macchina stava più davanti a uscire al Cuomo, che forse la macchina stava più davanti a. Dice da quando Cuomo stava una ventina di 10-15 metri da casa che stava arrivando, insomma lei salutò che si stava andando, quando lei stava quasi arrivando vicino alla porta di casa, all'ingresso del portone del palazzo, dice bello e buono, saltò tutti in aria. Si ricorda se la Matarazzo disse che nell'auto del Casillo e Cuomo avevano portato delle bombe? Non mi ricordo. Che lei qui ha detto, la Matarazzo escluse che avessero portato delle bombe e degli esplosivi sull'auto. Questo non mi ricordo, perciò io ho detto prima all'inizio, non so se era una versione... Era un figlio, o era... No, se ho detto se era una versione di comodo per non far impaurire e creare scompiglio nell'organizzazione, o se era vero, l'ho detto prima che... Perché comunque... Cioè che lei però ha anche detto... Ha anche riferito quello che il Cuomo ha fatto sapere successivamente. Sì, che disse no, non ti preoccupare, tutto a posto, che noi avevamo i contatti con il Cuomo, anche dopo che è saltato in aria. Tutto a posto in che senso? Cioè perché anche noi stavamo col dubbio, anche noi siamo che Scotti, Pugo, cioè che stavamo all'interno, che stavano ai vertici dell'organizzazione, no, diceva. Non erano convinti di ciò che era successo, non lo so. Allora mandarono in ospedale per sapere, diciamo, come stavano le cose, se c'era qualche novità, qualche particolare, insomma, per sapere come andare le cose.
E il cuomo manda a dire, dice, non vi preoccupate, andate avanti che è tutto a posto. Cioè per assicurare che, non lo so, forse per dire che è stato un incidente, è stato... Cioè, ma il cuomo avvalorò la tesi dell'incidente o non so saltare noi? Ce l'avevamo fatto saltare noi, signor Presidente, di cuomo, noi non ci mandavamo, né i padri, noi ci abbiamo mandato i padri di cuomo all'ospedale. E noi non andavamo né a casa del padre, volevamo far saltare a cuomo, no? E non mandavamo né i padri in ospedale. E tanto meno ci potevamo affidare del cuomo. Noi con il cuomo ci dovevamo anche incontrare, lui abita via Carlo De Marche, una sera siamo anche andati, non siamo potuti entrare. Scusi Marra, però a questo punto l'interrogativo era, sono saltati da soli o li ha fatti saltare qualcuno? Lasciamo perdere. Ma voi l'interrogativo lo dovete porre voi, non lo dovete porre a me, perché siamo voi avete le carte processuali. Siamo perfettamente d'accordo. No, ma io quello che le stavo specificando, noi dobbiamo risolvere prima questi. Perché no, io voglio dare un atto di elucidazione. Ha detto si è trattato di un incidente, ma come no? Mi scusi avvocato. Ma abbiamo la registrazione. Mi scusi avvocato. Che altra delucidazione? Allora gli legga quello che ha detto. Va bene. Che altra delucidazione voleva dare? Io se non sbaglio sul giornale lessi che facendo la presa l'esplosivo è risultato del tipo militare, giusto? Mm. Io faccio sapere che noi quando estorsione abbiamo fatto, quando bombe abbiamo messo, noi l'unica esplosiva che siamo stati sempre in possesso è stata per la massima il tritolo, che le compravamo da quelli che stavano nelle cave, oppure facevamo noi i furti nelle cave, la polvere di mina, e qualche volta, ma era una cosa rara, un po' di plastico, questo esplosivo militare, ma vedete un po' quanti covi hanno trovato della camorra, quanti covi ci sono, io ho fatto trovare armi, cose. Vedete se qualche volta hanno trovato questo esplosivo militare da qualche parte. Vedete, tutti in Italia, quando Coca ha morissato, scoperto che si hanno trovato mai questo esplosivo militare. Va bene, Marra, però c'è una certa contraddizione in quanto lei ha detto. Perché lei da una parte... Ma questo lo diceva lei soltanto, perché non c'è nessuna contraddizione. Per favore, avvocato, mi lasci... Ah no, ma lei, finito, ma lei per comincia... Per favore, avvocato. Scusi, per sé, ma lei comincia con un inciso sul quale non siamo d'accordo. Va bene, cambierò la forma, sia tranquillo. Lei ha detto che da una parte ci fu la versione, cerchiamo di chiarire bene, da una parte ci fu una versione, diciamo così, ufficiale da diffondere nell'ambito delle carceri e che era quella che Casillo e Cuomo erano saltati per un incidente, quindi non li aveva fatti saltare nessuno, è vero questo l'ha detto lei, la versione ufficiale che dava la camorra ai suoi affiliati nelle carceri. Sì. Esatto. Poi lei ha detto, però a me Scotti, in confidenza, mi ha riferito che era stato fatto saltare da qualcuno. Secondo lei qual è la verità? Che è stato fatto saltare da qualcuno o che è stato un incidente? Cioè, secondo me... Per favore... Cioè io ne sono pienamente convinto e rimarrò sempre convinto perché io non devo né vendere né comprare qui. Certo. Il fattore principale, se noi all'interno dell'organizzazione dovevamo ammazzare Casillo scompariva, non si sapeva no, nulla. Ma io adesso non dico se l'avete fatto saltare voi. Sì, ma portatemi anche, sì, sono cioè, ignorante, non so, cioè io non posso rispondere subito, cioè io devo partire anche da una logica, non posso rispondere subito a lei, perché posso anche essere interpretato in un altro modo le mie parole. Allora io vi spiego. Gli do anche la risposta a voi che voi mi avete fatto. Se noi volevamo ammazzare Casillo poteva morire quando voleva lui, noi lo potevamo ammazzare quando volevamo noi, lo facevamo scomparire, che era cioè se Casillo aveva fatto una cosa di grave in mezzo a noi, cioè comunque Casillo veniva ammazzato però veniva fatto scomparire, perché il periodo che noi stavamo affrontando era un periodo critico della nostra organizzazione, quindi noi non ci potevamo permettere sia uno smacco degli avversari che dicevano che avevano ammazzato loro e sia noi che dicevamo che avevamo ammazzato noi, perché eravamo pochi, noi eravamo un gruppo di noi, io e Scott, erano 20-25 persone, ma un massimo aveva 30 persone già attivi nell'organizzazione, poi c'eravamo i fiancheggiatori che facevano dei servizi così. E quindi lo escludo nel modo più assoluto che noi avremmo potuto ammazzare, oppure gente legata alla nostra organizzazione avrebbe potuto ammazzare Casillo. La seconda, venga la vostra risposta, io sono convinto che Casillo, un'opinione mia, è stato fatto saltare per gli interlazzi che faceva lui a livello politico,
Queste sono le... Noi, io lo escludo in modo più assoluto che noi avremmo potuto far saltare casino. È possibile anche l'ipotesi che lui c'aveva effettivamente le bombe, perché in quel periodo lui stava facendo, voleva fare delle estorsioni alla zona sua di Ottavia, a San Giuseppe. Va bene, domande? Sì, un momento. Una bozza piena di esplosive, tutta dinamite. Ce l'avevamo di esplosive, come ce l'avevamo? Quindi... Ah, ecco, per questo... Però lui, siccome Casilla era ben, aveva ben parecchie ramificazioni a Milano, a Roma... Ramificazioni di che? Parecchie amicizie in tutti, in parecchi settori... E allora, perché a volte anche lui ci portava armi a noi, dell'esplosivo. E quindi qualche volta vi ha portato anche dell'esplosivo di tipo sì, militare? Sì. Anche? No, no, militare mai, allora... non ho mai visto militari. Allora questa sarebbe stata la prima volta che lui avrebbe avuto un esplosivo di questo tipo? Ma che sto state dicendo voi se lui l'avrebbe avuto? No, lo sto domandando a lei. No, io ho detto altre volte che sì, ci ha portato esplosivo. Però di altro tipo? Ma sempre, la maggior parte di dinamite, una volta ci portò il plastico. Va bene, ah. Pubblico ministero. Tocca prima a me. No, no, quello io mi limito a seguire le regole del codice, avvocato, che per garanzia difensiva concede al difensore di parlare dopo l'accusa, anche la mia. Chi è che le dette l'ordine, se ordine vi fu, di uccidere la Matarazzo o quella persona che le venne indicata come la Matarazzo? Cioè io l'ordine vero e proprio l'ho ebbi da Scotti, che dovette andare a casa di altri affiliati dove c'era la Matarazzo, cioè se era lei, non lo so, che io l'ho doveva visto. Doveva andare alla casa, mi scusi? A casa dove stava la Matarazzo. Dove stava? A casa in Caserta. Che se non so se era lei, perché l'ho conosciuto ho visto tre, massimo quattro volte. L'ultima volta quando l'ho ammazzato. Sì. E andai lì, già lei già era pronto con le valigie e mi disse solo tu. Mi scusi, se può parlare più piano, perché se no non la seguo. Quando andai lì a prelevarla, loro mi fece l'imbasciata e disse: tu sei lei da parlare, dici che devi andare a Milano. A casa di un costruttore, rimarrà lì 3-4 mesi in attesa che si chiamano le acque, finiscono le ricerche e dopo gli verranno forniti i passaporti, i documenti, i soldi che lei espiaterà e si farà una vita nuova. Scusi, si calmino le acque con riferimento a che cosa? Perché lei è ricercata, no? La ricercava la polizia, i carabinieri. Per che cosa, lo sa? Perché non so, forse la voleva interrogare perché sapeva che stava insieme a Casile, no? Quindi quando Scotti le disse di raccontare questa storia a quella donna che lei presume essere la Matarazzo, quando Scotti parlò o si calmino le acque, faceva riferimento alla vicenda Casillo? No, faceva Casillo, sì, esatto, anche la vicenda Casillo. Se andiamo avanti. Io arrivai a bussare al citofono e salì sopra, lei già stava pronta con le valigie in mano. Scendemmo con la macchina, salimmo in macchina e percorremmo all'incirca un paio di chilometri prima del casale dell'autostrada che si imboccava a Caserta, no? Siccome noi dovevamo avanzare, dove dovevamo portarla, dovevamo superare l'altezza del casello. Cioè io dovevo sparare prima che superavamo il casello. Non ho capito, me lo può ripetere, scusi? Siccome il posto dove dovevamo portare la Matarazzo... Lei era da solo? No, eravamo io e un altro. Chi era l'altro? Un altro, non ricordo. Lo ricorda o non lo ricorda? Ha fatto il nome davanti all'altro giugno? Sì, si è fatto il nome, però non me lo ricordo adesso. Adesso non ce lo ricordo. Io la dovete ammazzare prima che superavamo il casello, perché sennò se lei vedeva che il casello già era stato superato, diceva: ma qui si deve andare allo stato, qui dove andiamo? E allora la dovete ammazzare prima che passavamo il casello. Poi dopo la portavamo in campagna, seppellimmo.
Com'è che l'ammazzò, scusi? La pistola. Sì, come? Mi vuole spiegare come sono andate le cose? Abbia nessuna attinenza. No, no, non per fare delle opposizioni, per carità. No, no, va bene, può non rispondere. Quando la Matarazzo salì in macchina, chi era la guida? Quell'altro che stava con me. E la Matarazzo dove venne, dove si accomodò? Dietro. Ma siamo... allora, va bene, mi pare che su questo episodio il Marra abbia già chiarito a sufficienza. Ci sono altre domande, signor Piero? Certo. Tanto una richiesta. Io ho capito, sono altre domande. Lei poi ha indicato il posto dove era stata seppellita la Matarazzo? Non intendo rispondere a questo punto. Va bene. Altre domande, certo, Presidente. Certo, Presidente. È un collaboratore che non intende rispondere. No, se vede nell'altro nel processo. Questo è il mio commento. Voi ne farete uno diverso. Ricordiamo le opposizioni del pubblico ministero, signor Presidente, al fatto se Casillo fosse entrato meno nel carcere di Ascoli Piceno, che era attinente a questo processo. Un'altra cosa, visto che siamo in sede di opposizione, perfetta d'accordo con il professore Gaito, io le chiederei ancora però che il pubblico ministero, anche se noi siamo fautori del nuovo codice e quindi salutiamo con grande interesse questa cross examination, poiché ancora non è comunque, diciamo, nelle regole di questo processo, io la pregherei che le domande del pubblico ministero passino, così come rito e procedura, attraverso la sua persona. Grazie. Va bene. Presidente, mi consente, vorrei capire se io devo formulare a lei la domanda oppure la posso formulare e basta un suo cenno di assenso. Secondo il codice le domande sono poste tramite il Presidente. Il cross non si può ancora fare. Il cross, il traversone. Posso andare avanti? Sì. Grazie. Lei diceva poc'anzi che... Scotti, mi scusi, le spiegò... Scusi, signor Presidente, vuole cortesemente chiedere al Marra se nel momento in cui lo Scotti ebbe ad richiedergli di uccidere la Matarazzo, gliene spiegò i motivi? Gliene spiegò i motivi? Signor Presidente, io... No, io non gli chiesi prima, diciamo, perché doveva morire, perché... Però gli dissi solo, ma perché dobbiamo ammazzare noi, quando poi questo già si trova a casa di altri nostri affiliati? E lui mi rispose e disse, vabbè, noi siccome siamo nelle zone nostre, diciamo, dove abbiamo il nostro agio, loro operano più puliti, più coperti, dice, meglio che facciamo noi questo servizio. E poi dissi, mi ricordo se io dissi prima che l'ammazzavo o dopo, perché la dovevamo ammazzare. Perché se lo dissi dopo, perché io intanto già avevo capito che il Casillo, come seppi successivamente, mi pare che con questa Matarazzo gli si confidava tutto, gli diceva tutte le cose aderente all'organizzazione. Però loro, poi dopo Scotti, ecco, dopo averla ammazzata, Scotti mi disse, no, noi eravamo un pericolo e non potevamo correre in quanto. Se non sapeva, dice, era un rischio che non potevamo correre perché se lo arrestavano poteva mettere in pericolo l'organizzazione e noi questo fatto non lo potevamo rischiare. Va bene, altre domande? Vorrei capire meglio, Presidente, mi scusi. Lo Scotti avrebbe detto al Marra che la Matarazzo doveva essere uccisa in quanto legata sentimentalmente al Casillo e quindi, ove fosse stata arrestata dalla polizia, avrebbe potuto svelare i segreti dell'organizzazione che il Casillo
eventualmente, perché la circostanza mi sembra che non fosse nota allo Scotti, le aveva rilevato, è così? Sì, così, esatto. Vorrei sapere se sono state uccise, che lui sappia evidentemente, ovvero se lo Scotti, ovvero se altre persone di rilievo della Camorra hanno ucciso o hanno ordinato l'uccisione di altre donne legate a personaggi di primo piano della Camorra. Presidente, no, mi, aspetti, mi consente, perché ancora non ho finito la formulazione. Sì, sì, io posso rispondere, Presidente. Motivi. Presidente, lei non può non intuire evidentemente come la uccisione della Matarazzo, eseguita secondo il dire del Marra, secondo il dire dello Scotti e secondo il dire di altro testimone, da aderenti alla nuova Camorra organizzata, non possa non avere una rilevanza in ordine a quella che è la materia oggetto di questo processo, in quanto in questo processo, pur nella ampiezza delle varie ipotesi affacciatesi in istruttoria, ma in questo processo con riferimento all'ipotesi di accusa che è binario di questo processo, si afferma che il Casillo venne assassinato da aderenti della nuova Camorra organizzata per questioni attinenti ed afferenti all'organizzazione stessa. E d'altra parte, signor Presidente, io credo di avere pieno diritto di motivare il motivo, e su questo credo di essere attento, senza che dalla mia motivazione possa nascere suggerimento alla risposta che il test eventualmente, che il Marra eventualmente dovrà dare alla domanda che ho avanzato. Per motivi, dicevo, afferenti all'organizzazione criminale. E d'altra parte, signor Presidente, lei non può dimenticare che vi è voce processuale nel processo secondo cui il denaro di cui il Casillo si sarebbe appropriato e che dal Casillo sarebbe stato inviato in Svizzera sarebbe stato materialmente in Svizzera portato dalla Matarazzo. E allora, signor Presidente, ai fini generali anche, lei mi deve consentire, della valutazione sull'attendibilità del Marra, non può non avere rilievo una circostanza di questo genere, ove al Marra conosciuta. Io non sto chiedendo opinioni, non sto chiedendo idee, non sto chiedendo nulla di aleatorio al Marra. Sto chiedendo una cosa precisa. A fronte di una risposta secondo cui lo Scotti non sapeva se la Matarazzo conoscesse o non conoscesse i segreti di Casillo, ma che ciò nonostante doveva essere uccisa per motivi di sicurezza dell'organizzazione, signor Presidente, ai fini dell'attendibilità di questa risposta, mi sembra corretto chiedere se a conoscenza del Marra, membro riconosciuto per sua confessione dell'organizzazione criminale Nuova Camorra organizzata, se a conoscenza che la Nuova Camorra organizzata o egli stesso per caso abbia commesso un omicidio relativo a delle donne legate a membri della nuova Camorra organizzata per motivi simili a quelli per cui venne, secondo il suo dire, ordinata l'uccisione della Matarazzo. Anche perché, allora, signor Presidente, ove questo non sia, ove questo non fosse accaduto, evidentemente l'uccisione della Matarazzo si muove come eccezione rispetto a una regola, con tutte poi le valutazioni che in sede di discussione andremo a fare. Signor Presidente, vorrei rispondere per... Va bene, risponde. Io, come ho sentito, cioè, il pubblico ministero ha detto che la Matarazzo avrebbe portato dei soldi in Svizzera per conto di Casillo. Se Casillo, come ha voluto fare alludere il signor pubblico ministero... Presidente, consenta, la mia domanda è diversa. Ora sì, vi è una risposta, ora sì, vi è una risposta che travalica completamente il senso, chiedo scusa, faccio silenzio, che travalica completamente il senso della mia domanda e che sia ancora un discorso mio. Presidente, il dibattimento. A questo punto, per cortesia, non interrompete il Marra. Continua. Cioè, come fa capire il pubblico ministero, se la Matarazzo dice che aveva depositato i soldi in Svizzera per conto del Casillo, no? È come si può far capire che noi avremmo ammazzato, avremmo, se noi avremmo ammazzato il Casillo, avremmo ammazzato perché sarebbe preso dei soldi.
Ma se noi avevamo la materazzo noi in pugno, no? Cioè noi i soldi potevamo tornare noi in possesso, noi, perché se la materazzo c'avevi i soldi, avevi depositato i soldi, noi la materazzo ci facevamo di dove erano i soldi e ce ne prendevamo un'altra volta noi i soldi, una volta che avevamo ammazzato i casini. Per rispondere di nuovo alla risposta del primo procuratore, noi abbiamo fatto ammazzare la famiglia di Matteo, che ci è morto madre e sorella, per il solo fatto che noi abbiamo ammazzato prima il figlio, il nipote e un cugino, e poi abbiamo dovuto ammazzare per forza maggiore la madre, la figlia e una cognata e la moglie del Di Matteo, in quanto erano a conoscenza di parecchi segreti dell'organizzazione. Solo per questo motivo si è morta una famiglia intera, la famiglia Di Matteo in Sant'Antimo, la madre del Di Matteo, la moglie del Di Matteo e la sorella del Di Matteo, che stavano a casa dopo che abbiamo ammazzato i familiari. Su, va bene, altre domande? Dopo che avete ammazzato, mi scusi, abbiamo ammazzato il figlio, il marito e il figlio, abbiamo dovuto ammazzare la sera, la madre, la moglie e la sorella. Sì, ho capito perfettamente, mi scusi però, ma cioè l'uccisione di questi parenti sarebbe stata successiva ad altra uccisione da voi perpetrata nei confronti del figlio di non so chi altro? No, noi abbiamo dovuto ammazzare prima il figlio. Perché? Perché ha fatto uno sguardo agli danni dell'organizzazione. Grazie, è sufficiente. Il casino che a lei costi non aveva... No, non uno sguardo, preciso. Ah, no, ecco. Lui, cioè, non era questo, perché lui aveva ammazzato il fratello del Puga, che era una sua... Il casino che lei sappia aveva fatto sgarbi all'organizzazione. No, non esiste, perché... Ma ecco, voi di questa cosa doveste no, convincere. Risponda, per favore, Marra. Sì, sto rispondendo. Cioè, ma il casino, se aveva fatto uno sgarro... Sì, ma questo l'ha già detto. Il pubblico ministero... No, non aveva fatto nessuno sgarro, ecco. Quindi mi sembra di intuire che nella questione, mi scusi, relativa a quelle, come ha detto che si chiama, quel Di Matteo, no? Il quale, secondo il suo dire, avrebbe ucciso il fratello di Puca. Vorrei capire la necessità di uccidere i familiari del Di Matteo nasceva dal fatto che voi temevate una vendetta, nel senso appunto della discovery dei segreti? Sì, perché per questo fatto, perché anche per dare, diciamo, soddisfazione al Puga, che era un personaggio, sì, di maggior spicco, di maggior rilievo in confronti del Di Matteo, in quanto erano sempre tra il Puga e il Di Matteo erano anni che non scorrevano mai con sangue. Quindi per dirla in termini più, diciamo, più volgari. Però se il Di Matteo fosse stato all'altezza del ruolo come il Puga, non sarebbe nemmeno successo un fatto di questo. Oh sì, no, volevo capire. Quindi voi in altri termini temevate dai familiari, oltre alla soddisfazione del Puga, voi temevate che i familiari del Di Matteo potessero andare alla polizia o giù di lì e dire delle cose contro di voi? Questa è la domanda. Basta. Solo mi oppongo, ma protesto per questo favore, modo di condurre l'interrogatorio da parte del pubblico ministero. Abbia pazienza. Per favore, avvocato. E perché un'analisi retrospettiva di un delitto completamente diverso. Ma lei intervenga e ponga fine a questa storia. Anche perché, tra l'altro, Presidente, rilevo che nonostante il mio invito al rispetto del codice di rito, il pubblico ministero continua ad interrogare direttamente il testimone. E credo che questa sia una situazione veramente insopportabile. Non so come altro dirglielo, come altro proporglielo. Io sono veramente turbato, signor Presidente, da questo richiamo. Ponga fine, quasi che qui stesse accadendo qualcosa di drammatico. E allora vorrei essere molto chiaro, signor. Allora vorrei. Adesso mi sembra. Sta accadendo che lei. Basta. Sta accadendo che non abbia la le parola. Le tolgo la parola, no? Per favore. Le tolgo la parola. La parola gli viene data dal Presidente, perché attualmente la parola è data dal Presidente, data a me. E questo per un motivo quantomeno di comprensione dei giudici popolari, la cui comprensione troverebbe difetto in un. Gioco forte.
Mi scusi, la domanda vorrei sapere. Ma siccome posso prevedere delle obiezioni, signor Presidente, io correttamente vado a formulare anche le motivazioni, sicché nel caso di incidente la Corte è in grado di conoscere appieno il pensiero della pubblica accusa, cosa che mi sarebbe invece preclusa, come senza motivare dovesse esserci la posizione della difesa. E allora, signor Presidente, cerchiamo di essere chiari. Se lei ritiene, in data 28 maggio 1985, non vi è accenno alla ipotesi di riconducibilità dell'omicidio Casillo ai servizi segreti, ipotesi questa avanzata dalle Marra invece in fase dibattimentale. Vuole contestare? No, io l'avanzai anche in base anche agli altri settori, l'avanzai, solo che non invece no, perché avevo timore e non l'avevo anche giù di settore. Mi scusi, ma lei può rispondere solamente se la domanda gliela pongo io. Ah, pensavo, Vuole contestare questa circostanza al Marra? Ecco, sì, questa è una circostanza che mi sembra di aver già contestato allo Scott, al Marra, però comunque è pertinente, nel senso che in effetti nella dichiarazione davanti al giudice istruttore lei non ha fatto cenno. L'ho fatto capire, Gliel'ha fatto solo capire, però no, non l'ha detto espressamente. No, l'ha detto espressamente perché c'avevo timore. Perché aveva timore? È normale, perché io, l'esperienza di Casillo, il caso Semerari, tanti altri casi che successi. Va bene, basta così. Sì, sempre a pagina 128 retro c'è una dichiarazione secondo cui, a quanto mi risulta, e la cosa mi risulta di certo perché ero in stretto e continuo contatto con loro, nei giorni precedenti l'attentato lo Scotti e il Puca non si erano mossi dalla zona. Vuole precisare sotto il profilo temporale questa affermazione? Non è chiara la domanda. Vorrei sapere, signor Presidente, il significato preciso della frase nei giorni precedenti. Lei ha dichiarato, nei giorni precedenti l'attentato, lo Scotti ed il Puca non si erano mossi dalla zona. Che cosa intende nei giorni precedenti? Un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni? Io ho risposto prima, era un periodo che stavamo sempre insieme in quanto. Va bene, tra Sant'Antimo e Giuliano eravamo in stretto contatto perché stavamo collaborando assieme in quanto tra Sant'Antimo e Giuliano era scoppiato. Sì, ma vogliamo sapere quanti giorni? Non mi ricordo, avevamo parecchio tempo. Parecchio tempo cosa vuol dire? Sono stati un mese, 40 giorni, non mi ricordo. Cioè, mi sembra quindi di aver intuito, signor Presidente, che il Marra dichiara che nei 30-40 giorni precedenti il giorno del... Dovrebbe essere stato anche più poco, non mi ricordo bene. Cioè? Non mi ricordo bene quando... Per favore, non si ricorda bene, ha parlato un mese, 40 giorni, bene, può essere di... Ha parlato un mese, 40 giorni, non questioni di giorni. Vuole contestare, Presidente, al Marra, che dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni di Desiderio Raffaele sembrerebbe che nel periodo complessivo oggi dal Marra ha indicato quindi battimento di 30-40 giorni salvo le successive modifiche, il Puca che si trovava in stretto contatto con il Marra, che a dire con il Marra stava sempre insieme con il Marra stesso e che quindi conseguentemente non si sarebbe allontanato, secondo il dire del Marra, da quel luogo, era invece presente a Roma per avere preso unitamente alle Casillo una borsa da Desiderio Raffaele. Le risulta questa circostanza? Sì, ma... No, questa... Mi perdoni, però le
pronunciato non è questo fattuale, perché questo è un dubbio che si trae da intercettazioni e quindi il test, cioè il test o l'interrogato. Va bene, la domanda fatto. Viene formulata in questi termini. Io Presidente, io ho fatto riferimento all'interrogatorio di Desiderio Raffaele, per essere chiari sui dubbi. Ma dice che non conosce il Fuga, non è Desiderio. Se si rappresentano delle situazioni, è a conoscenza del fatto che Puca insieme a Casillo si era recato a Roma per ritirare dell'esplosivo nascosto da qualche parte? Non lo so. No, Presidente, mi consenta, scusi, io ho fatto una domanda diversa che eventualmente lei riterrà di non dover opporre. Io ho detto, dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni di Desiderio Raffaele risulta che due persone, l'avvocato e il Giappone. Per favore, non interrompete. L'avvocato e il Giappone si sarebbero recati nel garage di Desiderio Raffaele per prendere una bomba. Risulta altresì, signor Presidente, dalle carte processuali, secondo il mio dire, poi dite come vi pare voi, che l'avvocato in altri non si identifica se non nel Casillo Vincenzo e che il Giappone in altro non si identifica se non nel Puca Giuseppe. Faccio peraltro riferimento, signor Presidente, alla sentenza di primo grado, alla sentenza in grado d'appello relativa al processo contro Cutolo Rosa ed altri che è allegata al processo, sentenza che è passata in giudicato e che in ordine al fatto storico bombe Raffaele dovrebbe fare stato. Bene, signor Presidente, ciò premesso, poiché dalle intercettazioni telefoniche emerge che questo incontro si sarebbe verificato nell'ambito, all'interno di quel periodo indicato dal Marra, le chiedo di voler contestare al Marra questa circostanza. Scusa, il pubblico ministero ha fatto riferimento a una circostanza precisa, al fatto che nell'interrogatorio del Desiderio costui avrebbe parlato del Giappone. A me risulta, ho davanti l'interrogatorio, può darsi si tratti di altri interrogatori, che Desiderio dice: quando mio cognato mi chiese se c'era il cinese, no il Giappone. Quindi non si può chiedere se Puca andò a Roma quando si parla del cinese. Questa è la risposta che ha dato il Desiderio. Quella che ho di fronte io, posso sbagliarmi, vorrei che precisasse il pubblico ministero. Certo, altrimenti Presidente, io preciso immediatamente, Presidente. Basta, Presidente, mi consenta, perché ho io, evidentemente ho dei fortissimi limiti di chiarezza di esposizione. Perché quando io dico dalle intercettazioni telefoniche, dalle deposizioni di Desiderio Raffaele, non faccio una indicazione specifica, ma faccio una indicazione complessiva. E allora, signor Presidente, per essere più precisi ancora, pagina 17 del rapporto giudiziario. Ma io, signor Presidente, per favore, consente, signor Presidente, le chiedo una piccola sospensione dell'udienza. Mi scuso. Sì, signor Presidente, va a vedere che noi dobbiamo andare. Lo fa 240 km da casa. Sì, ma dobbiamo per forza sospendere 5 minuti. Ci sono delle ragioni. Ci sono altre domande? No, grazie. No. La difesa, per favore. Grazie. Presidente, volevo sapere se se il Marra, il test, conferma questa altra circostanza che non gli è stata letta. Da quanto detto ci dalla Materazzo, io e Scottia abbiamo dedotto che l'auto fu fatta saltare con comando a distanza. E a 129 si ricorda di aver fatto questa dichiarazione? Sì. Conferma. Esatto o la modifica? No, non vedo. La conferma, va bene, altro. E siccome prima aveva dichiarato su contestazione dell'ufficio che era nuovo il riferimento ai servizi segreti, in risposta a questa sua contestazione lui ha detto: ma in effetti io feci in modo da tentare di farlo capire al giudice istruttore. Si riferisce a questo passo
quando prima ha detto, io cercai di farlo capire al giudice istruttore, non volendo dirlo per paura, così ha detto prima, si riferisce a questa circostanza, cioè lui quando parla di comando a distanza, è come di una deduzione che fecero la Matarazzo e Scotti, ecco, si riferiva ai servizi segreti. Lei mi ha detto che lei si è convinto personalmente, è convinto che è stato fatto saltare, no? Oh, questo l'ha ricavato dalla confidenza dello Scotti o da quanto ha detto la Matarazzo o da tutte e due le cose insieme? Da quando ha detto la Matarazzo e da quando ha detto la Scotti, perché la Matarazzo, da entrambe le cose, perché la Matarazzo fu... Vabbè, da come aveva descritto la Matarazzo l'incidente, in effetti Scotti poi le ha fatto una certa confidenza e mi sembra che non ci sia contrasto tra quello che ha detto quello che le avrebbe detto lo Scotti. Perfetto. E quello che avrebbe detto la Matarazzo. Era per completare la indagine sulla sua contestazione. Adesso un'ultima domanda, perché lo possiamo sapere solo dal test, cioè, ma siccome la testimonianza inizia, se ricordo bene, con il riferimento alla sua responsabilità per il delitto in persona della Matarazzo, sì, da cui poi sono sorte tutte le contestazioni su questo elemento estraneo, diciamo, alla materia processuale. Però volevo capire, per questo delitto alla sua responsabilità per il delitto in persona della Matarazzo, sì, da cui poi sono sorte tutte le contestazioni su questo elemento estraneo, diciamo, alla materia processuale. Però volevo capire, per questo delitto, quindi c'è stato un processo? No, c'è stato un processo? O deve essere ancora celebrato? Signor Presidente, sono 5 anni, sono trascorsi più di 5 anni, si può essere, cioè, non c'è stato il processo? No, ma mica solo quelli, questi sono un sacco di omicidi, non se ne più. Noi ci occupiamo della Matarazzo, non c'è stato ancora il processo. Va bene, non c'è stato. Ma c'è un sacco di omicidi, nel senso che lui dice, nella mia dichiarazione, che è complessa per la quantità di delitti, mi sono attribuito questo. E lui dice, però il processo c'è, cioè nell'ambito di tutti quegli omicidi c'è questo processo. Sì, questo sì, processo. Sì, sì, sì. Ecco, questo volevo sapere. Dove? Grazie. Dov'è che lei sappia? A Santa Maria Capovetere. Santa Maria Capovetere sarà la Corte d'Assise di Napoli. No, ma questo si dice ancora in istruttoria. Ah, c'è la Corte d'Assise, sì, sì. Perdonate. È un'antica giurisdizione. Va bene. Questo d'accordo. Era per accertare formalmente, perché abbiamo parlato tanto di un processo estraneo. Va bene. A cui il pubblico ministero ha attribuito, mi prego, pare, molta importanza. Presidente, se può... Se può confermare specificamente anche quest'altra circostanza, che nell'ultimo foglio del suo interrogatorio anche il CUOM ci fece sapere che l'organizzazione non c'entrava niente con l'attentato. Su questo punto ha già risposto specificatamente. Signor Presidente, un'altra domanda. Ha riferito il test che al Casillo, oltre a compiti, diciamo, di prima dirigenza dell'organizzazione, era affidato specificamente il settore carcere dell'articolo 90 e dei carcerati, appunto, in carceri speciali. Se al test, diciamo, risulta che il Casillo si battesse, protestasse contro la detenzione del Cutolo alla Sinara. Erano improprio. Improprio, però io toglievo lo stesso la quota per l'organizzazione, no? Da quella rapina. Va bene, altre domande? Un'ultima domanda, signor Presidente. Questa ai fini dell'apprezzamento della credibilità o meno del testimone. Noi abbiamo appreso dalla sua deposizione che ha confessato alcuni omicidi. Più o meno può dirci di quanti ne ha confessati? Quanti ne ha confessati? Parecchi. Cioè? 20. Cioè, in questa confessione di omicidi si è limitato ad ammettere unicamente la sua responsabilità personale oppure ha fatto anche delle chiamate di correità indicando i correi? Soprattutto la mia responsabilità. Senta, consenta, scusi.
Ma siccome questi atti evidentemente sono stati resi davanti all'autorità giudiziaria, l'accertamento, come lei sa, è ricavabile dalla mera acquisizione della documentazione. Quindi sotto va questo bene. Profilo, signor va bene, la domanda non è ammessa. Ma è una via più facile, signor Presidente, perché potrebbe sembrare, a noi risulta e ci impegniamo anche ad offrire la documentazione, potrebbe sembrare che in questa sede il test sia il difensore d'ufficio dell'organizzazione, invece a noi risulta, e io volevo scegliere la via più breve, che in altri procedimenti il test ha indicato dei correi che sono stati anche condannati a pene pesanti per la sua chiamata di correità. Bene, se ce lo può confermare questa scelta? Sì, Scotti, un ergastolo. Il se ci può confermare che l'ha fatto nomi anche in questa sede. Non per riprendere il discorso, ma poiché la giuria popolare e anche nella componente togata non si ha consapevolezza del personaggio Marra, che io ho visto in altri processi, allora la domanda è specifica: ha accusato mai Raffaele Cutolo in altri processi, sì o no? Sì. Sillo Vincenzo avesse un autista. Beh, che difficilmente lo abbandonava, ecco, così forse siamo... è più generica questa rispetto alla prima, quando lei lo vedeva, no, lo vedeva è generica nel senso, se aveva un autista alle riunioni operative aveva qualcuno che lo accompagnava come autista? Sì, all'inizio che uscì dal carcerio cioè non c'avevo un autista fisso, però per alcuni periodi una volta c'avevo i lettieri, ho visto qualche volta i lettieri, poi c'avevo un altro ragazzo di Caserta, poi quando uscì evase Cuomo, camminavo insieme col Cuomo, però guidava lui. Però guidava Casillo. Però l'ultimo dei periodi che evase Cuomo... Però andava sempre in giro con Cuomo. Esatto. Va bene. Presidente, quindi Lettieri era uno degli Clemente Lettieri... Oreste, no? Adesso non ricordo bene il nome, credo Oreste Lettieri. È stato per un certo periodo autista di Casillo e nell'ultima fase era o no l'autista di Casillo, se glielo possiamo chiedere? Presidente, consente. No, non mi sembra di... Presidente, consente. Momento. Posizione, signor Presidente. Credo che la circostanza sia del tutto irrilevante ai fini del decidere. Faccio presente che il Lettieri non risulta a nessun titolo coinvolto, sospettato o in qualsivoglia modo abbia assunto veste processuale in ordine ai reati oggetto di questo processo. Siccome ritengo personalmente che la domanda attenga a delle circostanze del tutto ininfluenti, c'è obiezione. Perfettamente d'accordo con quanto detto dal pubblico ministero, ragione per la quale io do la ragione alla Corte per la quale io ponevo questa domanda al teste. Oreste Lettieri è un altro grande pentito della camorra cutoliana, se così la vogliamo definire, ed è attualmente detenuto ed è una persona che ha parlato moltissimo di tutti i segreti dell'organizzazione ed ha una veste, una qualifica che potrebbe essere rilevante in questo processo. Quindi la mia domanda preludeva poi a una richiesta di citazione che avrei fatto alla Corte di Oreste Lettieri, detenuto, pentito, ed è uno che comunque era con Casillo, è stato spesso con Casillo, ha partecipato a queste riunioni con funzioni di autista. Lui dice che ha anche partecipato in altri processi, ed è un'informativa che ho personalmente per aver trattato altro tipo di procedure di questo genere, ragione per la quale, Presidente, io le chiedo di porre questa domanda al teste Marra. Sì. No, Avvocato, lei formalizzi la richiesta di citazione di Lettieri. Il teste ha già risposto che qualche volta ha visto Lettieri che faceva d'autista a Casillo e mi quando sono uscito io, il Lettieri stava ancora con Casillo. Poi nell'ultimo periodo che è uscito il Cuomo guidava Casillo e stavo Cuomo. Mi pare che la situazione è chiara. Alla difesa interessa solo che lui abbia citato questo nome. Sì, l'ha citato. Ecco, questo è il discorso. Va bene. Poi la richiesta gliela faccio alla fine dell'interrogatorio. Va bene. Presidente, consente, io avrei altre due domande da fare. Sempre per così voglio seguire l'avvocato Siniscalchi, ma sempre così per scrupolo di completezza. Un difensore ha chiesto la conferma al Marra di due righe
di quanto verbalizzato a foglio 129 retro. Ora, nelle due righe precedenti, Presidente, il Marra dice: anche il Cuomo ci fece successivamente sapere che non avevano con sé bombe ed esplosivi. Vuole, Presidente, chiedere al Cuomo se conferma questa circostanza? Nelle due righe seguenti c'è scritto: ci fece sapere anche che l'organizzazione non c'entrava. Questa era la domanda formulata da uno dei difensori. Io vorrei chiedere sulle due righe precedenti. Su questo punto abbiamo espressamente già interrogato. Perfetto, il grazie Presidente. Cuomo. Aspetti. Quindi c'ha qualche precisazione da fare? Sì, dopo questa imbasciata, no, che mandò Cuomo, dice tutto a posto. Tutto a posto, sì. E noi non capimmo bene. Dopo che il Cuomo successivamente gli furono concessi gli arresti domiciliari in casa sua a Napoli, noi mandava a chiamare di nuovo una persona per avere un incontro che noi dovevamo andare a casa sua. E una sera ci andammo pure perché dovevamo parlare con lui per sapere meglio come erano andati i fatti. E siccome che arrivavamo a casa, lui mi sembra in via Cato De Marco a Napoli, non potevamo entrare perché c'era sorveglianza, era gli arresti domiciliari, c'era una troppa sorveglianza quella giornata, e andammo a una stagione successiva che non potremmo andare in casa perché c'era troppa sorveglianza e non se ne fece nulla. E quindi non ha potuto parlare direttamente? No, direttamente lo Scotti, dove c'è chi stava con Scotti, e noi non siamo mai in va bene, quindi siete rimasti a quel tutto a posto, tutto in ordine, sì, che avevate saputo quando lui stava in ospedale. Sì, poi le altre volte, diciamo, i contatti, ci avevamo dato i soldi, grosse somme di soldi per farlo curare, per gli avvocati, cioè praticamente per noi era tutto come normale, come prima, cioè noi trattavamo la cosa come un incidente che era successo, perché i soldi gli davamo lo stesso, i rapporti erano come prima, anche se lui stava su un letto senza gambe, però cioè praticamente noi, per noi era tutto normale. Va bene, altre domande? Sì, Presidente. Poc'anzi il Marra ha affermato di non aver mai sentito nell'ambito dell'organizzazione lamentele in ordine a pagamenti intempestivi o da appropriazioni di somme da parte del Casillo. Conferma questa circostanza il Marra? Sì, però precisa anche che c'erano molta gente che per prendere di più si lamentavano, anche avendo avuto i soldi, si lamentavano verso altri, diciamo, di altre zone, altri capozone di altre zone, per prendere soldi di qua, di là, praticamente sulle inarricchite stando in carcere. Va bene. Vuole contestare al Marra quanto scritto a foglio 128 retro, ultime tre righe? È vero che in alcune occasioni il Casillo fu accusato di ammanchi di somme di denaro, poi le questioni erano state chiarite. Lei ha detto: è vero che in alcune occasioni il Casillo fu accusato di ammanchi di somme di denaro, però le questioni erano state chiarite. Io non ho detto questo, forse non state... Il Casillo, una volta che fu fatta una riunione, noi, io e Scotti, partimmo da Caivano con 50 milioni che dovevano dare a lui per i carcerati, per l'organizzazione. Dopo fatta la riunione, uscendo da una saletta dove si hanno appartati Casillo, Evolare, Scotti, Puca, Cammine Esposito, qualcun altro mi ricordo adesso. Il Casillo mi disse: Pasquale, questo pochi soldi, vedi di fare altre cose. E Pasquale, scherzosamente, disse: tu non abbassano mai i soldi, cerchi sempre soldi. Dice: noi mica abbiamo solo una parte dell'organizzazione, noi abbiamo quasi tutta l'organizzazione adesso davanti lì. Quindi fu il Casillo che si lamentava che i soldi erano pochi? Ciò l'ho detto preciso, cosa ha fatto inteso? Quindi non è vero che il Casillo
fu accusato da qualcuno di essersi fregato i soldi. No, Casillo accusava di sapere che i soldi qui sono pochi, noi ci diamo 50 milioni quel mese, no? E disse la scuola, vedi che tu, cioè in modo scherzoso, dice, tu a te non ti bastano mai i soldi, dice, mica ci abbiamo solo una parte di organizzazione, noi abbiamo quasi tutte le organizzazioni, tutte le zone stiamo coprendo noi, perché noi eravamo l'ultimo gruppo, diciamo, da NCO rimasto fuori, e infatti dopo arrestato noi, da NCO è andato scomparendo. Va bene, altre domande? No. L'ultima domanda. Il testo ha riferito che in quel periodo Casillo era a Roma. Gli risulta che in Roma il Casillo aveva creato, oltre diciamo al Cuomo e ad altri allettieri, anche un gruppo associativo, direi autonomo da quello napoletano. Presidente, consenta. Prima di tutto vorrei capire da quale carta processuale emerge che il Lettieri abbia concorso con il Casillo nella creazione di un gruppo associativo in Roma, prima di tutto. Questo ai fini della... Vorrei poi dire, signor Presidente, che non mi appare che il Marra abbia dichiarato di essere stato a Roma e di conoscere queste circostanze. No, comunque, in ogni caso, signor Presidente, per la parte relativa a Lettieri, fatto rilevare che sicuramente per mia negligenza non trovo il riferimento nelle carte processuali. No, signor Presidente, io vorrei rispondere a questa domanda perché io in Roma sono stato parecchie volte. Lei, scusi, mi risponda alla mia domanda. Lei a Roma era venuto perché era... processuale emerge che il Lettieri abbia concorso con il Casillo nella creazione di un gruppo associativo in Roma, prima di tutto. Questo ai fini della... Vorrei poi dire, signor Presidente, che non mi appare che il Marra abbia dichiarato di essere stato a Roma e di conoscere queste circostanze. No, comunque, in ogni caso, signor Presidente, per la parte relativa a Lettieri, fatto rilevare che sicuramente per mia negligenza non trovo il riferimento nelle carte processuali. No, signor Presidente, io vorrei rispondere a questa domanda perché io in Roma sono stato parecchie volte. Scusi, mi risponda alla mia domanda. Lei a Roma era venuto perché era ricercato a Napoli o è venuto perché era ricercato il Casillo, a Napoli? A Roma ci stava per Rudolf e per il Teo da Roma, perché a Roma lui si sentiva meno ricercato giustamente di uno se vive a Napoli, se è di Napoli, e poi perché effettivamente c'aveva molti ramificazioni, molti legami anche con la mia vita romana. Infatti noi, io sono stato a mangiare a un ristorante insieme, si chiama il Fondanone qui a Roma, su una strada, sono stato a dormire a casa di un costruttore, io, Scotti e altri personaggi in cui non intendo fare il nome. E a Roma dovevamo rapinare un furgone della Brink, sì, come si chiama, e dovevamo ammazzare due persone, due giudicati del posto. E noi siamo scesi 3-4 volte qui, e con anche altri giudicati di Giuliano. Poi dopo non si è fatto niente più perché... Ma sempre sotto la direzione di Casillo, per conto vostro, o sotto la direzione di qualcun altro? Sotto la direzione di Casillo, chiama Scotti e dice noi qui abbiamo da fare questo e questo. E lo Scotti giustamente disponeva degli uomini, che Casillo fuori era Cutolo praticamente. Ho capito. Va bene, basta così a voi. No, se si ricorda il nome di questo costruttore col quale è stato a pranzo. Io al giudice, come si chiamava questo giudice che mi viene interrogato a calcio di Campobasso? Il dottor Aurelio Galasso. Io, perché io a Roma, noi precedentemente dovevamo ammazzare... quel faccendiere che uscì, che poi mi sono dimenticato il nome, che il giudice lo segna tutto da parte su un fogliettino di carta, perché gli disse che fece anche la trasmissione, uscì questa notizia su tutto il giornale,
che questo qui, questo costruttore qui viaggiava in elicottero, macchina, da telefono, faceva apparire tutto come ora, invece era tutto a livello di truffa. Noi dovevamo ammazzare, come si chiama, Alvaro. Vabbè, comunque la circostanza non è che a noi interessa molto. L'importante è stabilire che Casillo, ma mi sembra che comunque già da una serie di altri atti processuali, comunque il giudice Calasso lì, teoricamente, che Casillo a Roma aveva organizzato una, diciamo, infatti c'è stato il processo che si è concluso con la sentenza di cui abbiamo in atti la copia, che è proprio la ramificazione romana della nuova camorra organizzata, no, perché... e giustamente qualcuno ha fatto osservare che se Casillo non fosse stato... No, pensato... io questo particolare voglio dire perché in quel periodo noi c'eravamo a Roma, nacque dei contrasti con un certo Alvaro Giardini. Sì. È un suo collaboratore, questo c'aveva anche, come si dice, quando dico fanno fare pratica ai ragazzi sulle aeree, come si chiama, aeromotori lì? Un istruttore di volo. Cioè questo erano in società, una cosa di questo, e siccome erano nati dei contrasti per delle agenti che a causa dei lavori che stanno facendo in Campania, tra questo costruttore che noi avevamo alloggiati e questo Alvaro Giardini, noi dovevamo ammazzare questo Alvaro Giardini e il suo collaboratore. E infatti ci incontrammo in una villa sulla via Cassia. Io, Scotti, questo Alvaro Giardini, un suo guardaspalle, Pasquale disse, vabbè, disse Mauro, se io ti faccio segno, Minghino, dici tu, ammazza tua guardaspalle, dice io ammazzo, perché lì passava il Tevere vicino, dice, vabbè, buttiamo nel Tevere e ce ne andiamo, perché la villa era disabitata, no, era di un amico, c'era da le chiavi. Poi Scotti non fece il segno che stabilito, no? Dice, no, io ci ho parlato, dice, a giorni, è andata una scadenza che a giorni tutto si risolverà e pagheranno. Va bene. Altre domande? No, grazie, può andare. Allora, Della Mura Gerardo, c'è? E secondo la posizione di Starace Ciro, lei lo conosce Starace Ciro? Sì. Ecco, Starace Ciro ha detto che dopo la sua evasione, sì, successivamente al maggio del 1983, avrebbe saputo da Rosetta Cutolo che Casillo era stato fatto uccidere da Raffaele Cutolo e che l'esecutore materiale era il Puca ed alcuni della sua banda. Questo colloquio sarebbe avvenuto, sempre secondo lo Starace, che ha precisato la circostanza, a casa di un certo Forte Antonio, e presenti a questo colloquio tra lui e Rosetta Cutolo c'erano anche Della Mura Geraldo, Perna Clemente e Pasquale Perna, cioè Perna Clemente e Perna Pasquale. Sì, ho capito. Lei si ricorda questa circostanza? Non è mai avvenuta questa circostanza. Io non ho mai avuto nessun incontro a casa di Forte Antonio. Lo conosce Forte Antonio, sì, lei? Non sa darci qualche indicazione per trovare Forte Antonio? Dove abita, per esempio? No, io l'ho conosciuto in carcere nel novembre dell'83. Novembre-dicembre dell'83. Lei non sa dove è la casa di Forte Antonio? No. Dove l'ha conosciuto lei? Al carcere? Al carcere di Salerno. Al carcere di Salerno. Salerno nel? Nel novembre-dicembre 83. Nel novembre-dicembre 1983. Va bene, quindi lei nega la circostanza. Sì. Cioè perché proprio non è mai avvenuta? No. O perché non la ricorda? No, non è mai avvenuto, assolutamente. Conosce Perna Pasquale? Sì. Conosce Perna... Clemente? Sì. Conosce Perna Clemente?
Se... Scusi Presidente, Perna Clemente non aveva dato una risposta contrastante su questo punto? No. Non aveva affermato di non conoscere il Della Mura? No, non mi pare. Forte non lo conosce sicuramente. Sì, Della Mura francamente non mi... Lei ha mai fatto parte di una associazione per delinquere chiamata Nuova Camorra Organizzata? Io non ho mai fatto parte di questa associazione, lei però sono stato condannato. Ecco, lei ha mai fatto parte di associazioni per delinquere e camorristi? Mai. Lei ha mai fatto parte di associazioni per delinquere? Mai. Conosce Cutolo Rosa? No. Conosce Cutolo Raffaele? No. Grazie. Domande? Nessuna, grazie, può andare. Grazie. Mentre il testimone si allontana, le volevo chiedere un chiarimento per il verbale di dibattimento, visto che noi registriamo, sì. Poiché sarà sbobinato e farà parte dell'intero, no? Io questo volevo capire. Scusatemi, io i verbali di dibattimento delle scorse udienze ce l'ho davanti. Ecco, ma no, io con la trascrizione. Lei, ha un ufficio a disposizione, quindi lei è più semplice di noi. Ma voglio dire, ma quei verbali di dibattimento sono per l'intero, cioè sono la fedele registrazione del, la fedele trascrizione della registrazione. Quindi no, io questo volevo capire, anche perché ogni tanto vedevo il cancelliere che scriveva, allora non volevo. Le cose diciamo che hanno un significato processuale vengono anche verbalizzate dal cancelliere. D'accordo, quindi i verbali sono completi di tutta la trascrizione. Una volta tanto. Roberto Cutolo. In ogni caso ha la facoltà di non rispondere, però nel caso in cui intende rispondere e si mette a disposizione della Corte è tenuto a dire la verità. Vuole rispondere o no? Presidente, mi scusi un attimo, ma io credo che il Cutolo sia sottoposto a processo penale. E adesso lo accertiamo. Questo dovremmo accertare prima. Prima del giuramento, no? Vuole accomodarsi un attimo? No. Ah no, qua mi sono sbagliato, scusate. No, scusatemi, c'è un grosso errore da parte mia. Evidentemente l'ora tarda comincia a pesare anche sulla mia testa. Noi avevamo detto che il Roberto Cutolo veniva sentito ai sensi del 450 bis. Il che vuol dire che lei viene interrogato con le stesse garanzie di un imputato, anche se lei qui non è imputato di nulla. E quindi oltre lei deve essere assistito da un difensore. Se non ha un difensore di fiducia, le viene nominato un difensore d'ufficio. Mi pare che lei non abbia un difensore di fiducia. Va bene, non c'è incompatibilità. Avevamo detto che non c'era incompatibilità e quindi è difeso dall'avvocato Trofino, mi pare. Qui la testa comincia. Oh. Oltre a questa garanzia, cioè di essere assistito da un difensore, lei ha anche la garanzia che se vuole può astenersi dal rispondere, indipendentemente dal fatto che lei è figlio di Raffaele Cutolo. Quindi lei vuole rispondere alle domande della Corte? Benissimo. Senta, la posizione su cui noi dobbiamo interrogarla ci è stata riferita da un certo Pandico, o Pandico, a seconda sì, come uno lo vuole chiamare. Ho avuto la sfortuna di conoscere. Che ha riferito che l'omicidio di Vincenzo Casillo, di cui io penso che lei sia informato, se non altro a livello di notizia,
A livello di cronaca. Sarebbe da attribuirsi a suo padre, cioè a Raffaele Cutolo, che avrebbe impartito l'ordine, direttamente o indirettamente, di uccidere Casillo, e questa circostanza, e cioè il mandante dell'omicidio Casillo era suo padre, il Pandico dice di averla saputa, di averla conosciuta a Pianosa quando era detenuto insieme a lei. Sì, cioè non direttamente insieme, stavamo in una sezione. E allora la domanda è questa: lei ha mai detto a Pandico che era stato suo padre a ordinare la morte di Casillo? No, signor Presidente, anche perché non sapevo della morte di Casillo. Cioè, della morte di Casillo l'ha presa tramite stampa, come l'avevamo appresa un po' tutti nel carcere di Pianosa. Da mio padre non ho saputo niente. E tanto meno abbia detto qualcosa al Pandico. Va bene, ci sono domande? Nessuna. Domande? Mi pare che stava dicendo che non è stato mai in cella con Pandico. Pandico assumeva di che erano stati in cella insieme. Volevo chiedere se è vera questa circostanza. No, in cella assieme non siamo mai stati. Ci siamo salutati qualche volta di sfuggita. Presidente, scusi, erano in sezioni diverse? Noi eravamo in un'unica sezione di Pianosa, a cui era formata da quattro blocchi, cioè questi blocchi ci dividevano in singoli passeggi, e Pandico, se ricordo bene, stava al primo o al secondo blocco, mentre io stavo all'ultimo blocco, quindi cioè, contatti diretti non avevamo. Scusi, sì, un attimo solo, il Pandico ha parlato di un circolo riunito che avrebbe fatto insieme a lei e ad altre persone. No, signor Presidente, circolo riunito a Pianosa proprio, se ricordo bene, a parte che eravamo nell'articolo 90, circolo riunito non ci sono mai stati, anche perché avevamo una misura di sorveglianza speciale che era appunto quella dell'articolo 90, quindi questo è un particolare, non ci potevano essere circolo riunito, eravamo molto, molto controllati, in effetti avevamo addirittura l'ora d'aria dimezzata, non avevamo più posto, non avevamo più niente. Cioè, ci avevano applicato proprio in piena? Dunque, se c'era anche Michele Iafulli con lei quel periodo? Sì. Sì. Cioè, Michele Iafulli è stato un tot periodo con me, anche in cella. Siamo anche stati in cella insieme con Michele. Va bene. Presidente, per quel che l'imputato è a conoscenza, vi erano all'interno del carcere delle lamentele sul comportamento del Casillo, così come asseriva il Pandico? Lei non ha mai conosciuto? No, dico, per sentito dire, così come il Pandico affermava di aver sentito dire all'interno del carcere di lamentele contro Casillo. No, anzi, ben atti, Casillo si parlava in bene, anche perché era amico di mio padre, per questo lo conoscevo pure a Casillo. Infatti che era di San Giuseppe Vesuviano. Va bene. Quindi non vi erano questi disaccordi tra organizzazione e Casillo? No, per quello che mi risulta a me, no, non c'è. Va bene, può andare, signor Cutolo. Grazie. C'era il pubblico ministero che voleva fare un'altra domanda a Starace, che è qui. A Starace? No, Presidente, ne avevamo disposta la traduzione per eventuali confronti. Ma mi pare che all'ultimo momento c'era qualche cosa che... No, c'era una posizione della difesa che diceva che aveva già risposto. E quindi mi pare allora che questo fatto fu superato in ogni caso. No. No, Presidente, consente, però, siccome io chiederei che si procedesse al confronto tra Starace e Della Mura Geraldo. Starace e Perna Pasquale, Starace e Perna Clemente. Però il confronto. Non possiamo più entrare. Presidente, rinuncio.